Ius On Air, il programma di aggiornamento giurisprudenziale in diritto amministrativo, civile, lavoro e penale, a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Benvenuti a nuovo appuntamento con la rassegna giurisprudenziale a cura della sezione di Avellino del Movimento Forense. Oggi esamineremo due sentenze di giustizia amministrativa. La prima è la numero 895 del 23 gennaio 2019 emessa dal TAR Lazio, riferimento normativo articolo 72, decreto legislativo 42 del 2004. Il TAR Roma si pronuncia sul diniego da parte dell'Ufficio di Esportazione Oggetti d'Arte di Roma circa il rilascio del certificato di avvenuta spedizione, di cui all'articolo 72, decreto legislativo 42-2004. Per il dipinto a tempera su tavola Madonna e Bambini e Bambino con i Santi Matteo e Francesco, opera fiorentina del XV secolo, attribuita a Bicci di Lorenzo ai fini della sua vendita in Italia. Osserva la sentenza in esame che il certificato di avvenuta spedizione, necessario nel caso di ingresso di opere provenienti da Stati membri dell'Unione Europea, ovvero certificato di avvenuta importazione nel caso di ingresso di opere provenienti da paesi extraeuropei, consiste in un atto che attesta l'entrata sul territorio nazionale di una determinata cosa d'arte in una determinata data certa con provenienza legittima da un paese determinato. Ciò consente, entro un periodo di tempo determinato, ovvero 5 anni, di poter esportare di nuovo all'estero la stessa cosa liberamente senza dover richiedere all'ufficio esportazione alcuna autorizzazione per la sua uscita dal territorio nazionale. Afferma sempre il TAR che l'unico controllo di in uscita che deve effettuare l'ufficio esportazione, quando gli viene presentata la cosa da inviare all'estero, consiste esclusivamente in una mera verifica della corrispondenza de facto della stessa cosa con quella indicata sul certificato di importazione, a differenza delle opere già stabilmente presenti sul nostro territorio che possono essere, al momento della richiesta di autorizzazione all'esportazione, trattenute in Italia e dichiarate beni culturali. Quelle entrate temporaneamente possono ritornare all'estero liberamente nel periodo di validità del certificato di importazione. Ed ancora, la sentenza in esame rileva l'esistenza di un principio secondo cui spetta a colui che chiede all'ufficio esportazione di rilasciare un certificato che attesta l'importazione di un'opera da un paese estero, rende tutte le dichiarazioni e fornire tutta la documentazione necessaria ai fini dell'identificazione dell'oggetto per dimostrarne l'origine e la legittima acquisizione, non potendo addossarsi alla pubblica amministrazione, in tale procedimento di istanza di parte, l'onere di svolgere d'ufficio un'attività di supplenza dell'onere incombente sul richiedente, visto che la normativa in materia prevede un'immediata conclusione del procedimento con una decisione di inammissibilità dell'istanza per eventuali carenze, come sancito dall'articolo 134 del decreto legge 1913 ed articolo 72 decreto legislativo numero 42-2004. Si tratta di procedimento a domanda di parte, pertanto l'onere di allegazione e dimostrare l'esistenza di fatti presupposti per conseguire il rilascio del provvedimento richiesto attraverso la produzione dell'autorità amministrativa procedente della documentazione che nella sua esclusiva disponibilità ricade esclusivamente sull'istante. Nei procedimenti accrescitivi la valenza del principio inquisitorio si riduce sia alla luce del criterio dell'interesse perseguito, di parte non pubblico, sia alla luce del criterio di vicinanza della prova, cioè nel senso che sfugge alla pubblica amministrazione quella disponibilità dei fatti che ineriscono alla situazione soggettiva del pretendente, per cui non può supplire alle carenze documentali o difetti di allegazione, ricadendo unicamente sull'istante il rischio della mancata dimostrazione dell'esistenza di quelle condizioni necessarie per il rilascio. La responsabilità istruttoria della pubblica amministrazione è dunque limitata ad una verifica delle affermazioni avanzate ed all'accertamento dei fatti impeditivi e contrari. Questi principi, validi in generale per l'intera categoria dei provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dell'interessato, valgono soprattutto per quanto riguarda il provvedimento di cui si pretende il rilascio.
sia costituito da un certificato che deve essere rilasciato sulla base di documentazione in possesso dell'istante, specificamente prescritta dalla norma in materia di prescrizioni rigorose che, nel caso che ci occupa, sono particolarmente rigide, escludendo così il ricorso all'autocertificazione e che il richiedente è comunque tenuto ad esibire. In conclusione, spetta a colui che richiede all'ufficio esportazione di rilasciare un certificato che attesta l'importazione di un'opera da un paese estero, rendere tutte quelle dichiarazioni e fornire tutta la documentazione necessaria ad identificare l'oggetto, a dimostrarne l'origine e la legittima acquisizione. La seconda sentenza in esame invece è la sentenza numero 37 del 9 gennaio del 2019 emessa dal TAR Calabria, avente ad oggetto un'azione risarcitoria ex articolo 30 codice procedura amministrativa. Il differimento del dies a quo per il decorso del termine decadenziale previsto dal comma 5 dell'articolo 30 codice procedura amministrativa è correlato alla circostanza che l'inoppugnabile pronuncia di annullamento consegue ad un'azione proposta dallo stesso deducente, che poi propone anche domanda risarcitoria per il ristoro dei danni subiti. La legittimazione a presentare la domanda risarcitoria nel corso del giudizio caducatorio attraverso i motivi aggiunti può essere riconosciuta soltanto al ricorrente che abbia chiesto l'annullamento dell'atto illegittimo ex articolo 29. I giudici hanno valutato il regime giuridico dell'azione risarcitoria dei danni causati dall'attività amministrativa illegittima contenuto nell'articolo 30, codice di procedura amministrativa. Nello specifico, il comma 3 di questa norma prevede che la domanda autonoma di ristoro per la lesione di interessi illegittimi da proporsi entro il termine di decadenza di 120 giorni decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto, ovvero dalla conoscenza del provvedimento, qualora il pregiudizio derivi da questo. La domanda di risarcimento, nel caso in cui venga esperita l'azione di annullamento, può essere formulata nel corso del giudizio caducatorio o dopo la sua conclusione entro 120 giorni decorrenti dal giudicato. Pertanto, il ricorrente che si ritenga leso dall'attività amministrativa illegittima, qualora non proponga un'azione autonoma ex articolo 30,3, è onorato ad agire per il ristoro dei danni entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza, che in accoglimento della domanda caducatoria dallo stesso avanzata abbia annullato l'atto amministrativo. E ciò in quanto precondizione necessaria ai fini dell'integrazione di un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile. In questa ricostruzione il Collegio ha ritenuto che il differimento del dies a quo per il decorso del termine decadenziale, così come disciplinato dal comma 5 dell'articolo 30 Codice di procedura amministrativa, sia strettamente correlato alla circostanza che l'inoppugnabile pronuncia di annullamento derivi da un'azione proposta dal medesimo deducente che poi sta anche per il ristoro dei pregiudizi subiti. Secondo i giudici, tale legame inscindibile si evince dal tenore letterale della norma, la quale, sul presupposto che vi sia stata già un'azione di annullamento ad opera del danneggiato, consente a questo soggetto di agire per il riconoscimento del danno lamentato nel corso del giudizio o comunque sino a 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. Ciò posto, la legittimazione a presentare la domanda risarcitoria nel corso del giudizio caducatorio attraverso i motivi aggiunti può essere riconosciuta soltanto al ricorrente che abbia già chiesto l'annullamento dell'atto illegittimo ai sensi dell'articolo 29 Codice di procedura amministrativa. A ciò si aggiunga anche la facoltà per il medesimo soggetto di agire per il ristoro entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. L'impostazione ermeneutica proposta dal TAR si rinviene dall'esigenza di limitare il favor del termine più ampio previsto per la proposizione della domanda di risarcimento nei confronti non solo del ricorrente, che con la dovuta diligenza abbia già agito per la caducazione dell'atto amministrativo illegittimo. I giudici del TAR hanno così richiamato la disciplina civilistica prevista dall'articolo 1310,
comma 1 del Codice Civile, che della diversa ipotesi del termine di prescrizione estende gli effetti favorevoli degli atti interruttivi posti in essere da un debitore o un creditore insolvito anche nei confronti degli altri debitori o creditori. Per converso viene richiamato l'articolo 2964, comma 1, Codice Civile, il quale pone un limite all'estensione del più vantaggioso regime giuridico prescrizionale, ove ricorra un termine decadenziale, statuendo che quando un diritto deve esercitarsi entro un dato termine sotto pena di decadenza, non si applicano norme relative all'interruzione della prescrizione. Sulla scorta dei ragionamenti sovraesposti, il ricorrente avrebbe dovuto agire in via autonoma, ai sensi dell'articolo 30,3 Codice di procedura amministrativa, per il risarcimento dei danni nel termine perentorio di 120 giorni dalla conoscenza della revoca della procedura selettiva. Uslo Web Radio 331-3097-852 www.webradiouslo.it. Ascolta quando vuoi e dove vuoi Uslo Web Radio, la radio per gli avvocati fatta da avvocati. Scarica la nostra app per Apple e Android. Tutti i giorni.